Un'ordinanza comunale non può imporre l'obbligo del casco sul monopattino elettrico, e questo il parere dei giudici del TAR toscani che hanno bocciato la misura scattata a Firenze dal 1 febbraio. Le società che gestiscono lo sharing avevano fatto ricorso opponendo la tesi dei danni economici alla loro attività, visto che non possono mettere caschi a disposizione degli utenti che vogliano montare sui monopattini elettrici. Come si legge nella sentenza, i generici riferimenti al potere di ordinanza contingibile ed urgente non valgono da soli a qualificare la natura dell'atto, in quanto non trovano alcun riscontro in una concreta ed effettiva situazione di emergenza locale all'interno della sua motivazione. Quindi stop all'obbligo del casco. Pochi giorni fa, il 5 febbraio, erano già scattate le prime multe. Pronta la risposta del primo cittadino di Firenze che ha detto: ci attiviamo subito per andare avanti correggendo la procedura secondo le indicazioni del giudice. Nel frattempo convocherò i gestori dei servizi di noleggio per capire se ci sono le condizioni per una soluzione condivisa mirata a salvaguardare la sicurezza stradale e la vita delle persone, che viene prima di ogni cosa.